Bene, allora dobbiamo dare notizia, insomma, di un'iniziativa che abbiamo intrapreso con l'assessore Castelli, con la Giunta e su indicazione anche del Presidente. Abbiamo fatto un pacchetto di misure urgenti a sostegno di alcune attività produttive, sia piccola e media impresa che settore turistico a seguito dell'emergenza Covid, quindi utilizzando le procedure delle misure Covid. E il provvedimento prevede un aiuto nei settori specifici più colpiti dalla chiusura dell'estate, ma anche da quella che stiamo vivendo in questo momento, e in particolare gli aiuti al settore dell'intrattenimento e delle cerimonie, al trasporto turistico, ai parchi tematici e ai parchi divertimento che sono rimasti pressoché chiusi tutto l'anno, e una misura ancora più significativa che siamo veramente ben felici di presentare, ed è un unicum nel panorama di ricapitalizzazione per le imprese. Per le cerimonie e gli intrattenimenti sono a disposizione 2.800.000 euro che verranno messi a bando a partire dal giorno 17 gennaio per i settori dell'area cerimonie, cioè organizzazioni feste, cerimonie, catering, bomboniere, spettacoli pirotecnici, sartorie, le attività fotografiche connesse alle cerimonie e ovviamente il noleggio delle attività per le cerimonie. Per l'area divertimento e intrattenimento, discoteche e similari, le sale bowling, l'organizzazione di manifestazioni e spettacoli, il noleggio e attrezzature. Questi settori, voglio far notare, sono stati individuati anche dalla conferenza delle regioni che ci hanno indicato in questo trasferimento di risorse anche delle categorie specifiche, e anche perché, come avete visto nel recente decreto, ancora una volta sono state richiuse, dopo che non erano mai state aperte nemmeno durante l'estate, insomma. E oltre a questo, c'è una differenziazione di contributi, ovviamente in base alla grandezza delle iniziative e, nel caso del ballo, alla licenza di pubblico spettacolo legata alla capienza. Sono contributi che vanno da un minimo di 3.000 a un massimo di 20.000 per le discoteche con sopra 2.000 posti, e sono ammissibili tutte le imprese iscritte a queste categorie. Si potranno presentare domande dal 17 gennaio all'11 febbraio, e sarà facilissimo, nel senso che non ci saranno molte, è molto intuitivo e molto semplice la forma. Stefano? E inoltre 592.000 euro per il trasporto turistico, un'altra attività che ha avuto un grande danno in questi mesi. E tenete presente che anche questo è stato indicato nelle indicazioni del governo come settore da risarcire, in qualche modo da cui tenere presente nell'attività. E poi i parchi tematici, i parchi divertimento, che anche questi sono stati senz'altro chiusi. Quindi, questi sono i settori delle attività commerciali e turistiche che potranno fare domanda a partire dal 17 gennaio. L'altra misura, la più importante, che direi anche più significativa sul piano finanziario, ho appena finito adesso di spiegarlo a un gruppo bancario che ci chiedeva informazioni, e devo dire sono rimasti molto soddisfatti di questa impostazione e mi fa veramente piacere poterla presentare qui oggi. È un fondo perduto per la capitalizzazione e patrimonializzazione. Qual è la finalità? La finalità è che le società, sotto forma anche di cooperative, possano rafforzare il loro patrimonio, perché uno dei temi più importanti che in questo momento viviamo, dopo aver vissuto un anno di contributi pubblici, un altro anno di debito controgarantito con il medio credito centrale, con i fondi di garanzia, in questo momento che sta per finire anche le moratorie, molte aziende vivono un momento di sottocapitalizzazione, e quindi in questo senso questo stimolo deve servire per poter dare la possibilità a chi vuole di patrimonializzare e di capitalizzare, ossia le società che possono candidarsi attraverso i Confidi alla sottoscrizione di un aumento di capitale, oppure alla trasformazione da una società di persone a una società di capitali, fanno domanda attraverso appunto i Confidi, tutti i Confidi. Noi abbiamo creato un basket di 6 milioni di euro da cui i Confidi possono pescare per dare un contributo a fondo perduto pari al 50% del capitale versato. Quindi l'imprenditore versa 20.000 euro di capitale e riceve 10.000 euro di fondo perduto, fino a un tetto massimo
di 25.000 euro. Quindi se si versa 50.000 euro di patrimonio riceve 25.000 euro, ma se versa 100.000 euro continua a ricevere 25.000 euro. Oh, è una misura molto veloce che richiederà una pratica da parte dei Confidi, che costerà, l'abbiamo stabilito in delibera per evitare insomma, informazioni o cambiamenti, costerà 150.000 euro al massimo ogni pratica, quindi non potrà costare di più, e ha una procedura di erogazione abbastanza semplice, e il gestore, verificata la correttezza della procedura attivata dall'imprenditore, chiederà in questo conto corrente che è stato creato, dedicato all'operazione, il fondo perduto. E, ripeto, un massimo di 25.000 euro, dovrà essere versato almeno un aumento di capitale di 10.000, quindi l'aiuto di 5.000, e deve essere già sottoscritto l'aumento di capitale, quindi è chiaro che deve essere verificata la potenzialità finanziaria dell'imprenditore. E, possono fare domanda anche le cooperative, ovviamente, che abbiano sia sede legale che operativa nella Regione Marche, e ovviamente sono ammesse a contributo tutte le piccole e medie imprese, anche in forma appunto di sottoscrizione e di trasferimento da società di persone in società di capitali. La dotazione è di 6 milioni di euro. Riteniamo che questa possa essere una di quelle iniziative che possa, in un momento come questo, rafforzare le imprese, ma soprattutto migliorare il rating delle imprese, che è uno dei temi più importanti, perché le banche, in una fase dove c'è stato già un indebitamento precedente, in questo momento quello che sollecitano è un miglioramento del rating per poter fare una valutazione del merito creditizio migliore sull'azienda. E poi, permettetemi questa nota e lascio la parola, è anche una forma di contributo a fondo perduto che premia chi vuole investire, chi vuole fare, perché è chiaro che deve metterci il 50% l'imprenditore di versamento ricevendone un beneficio, e quindi in qualche modo non si danno contributi a chi poi 1.000, 2.000, 3.000, ma poi magari fra qualche mese l'attività la chiude, ma in questo modo andiamo ad attivare un aiuto a chi veramente vuol far ripartire la propria impresa e ci crede per primo, e questo permetterà poi di attivare una filiera finanziaria e leva finanziaria sulle aziende. Quindi è dedicato ovviamente alle microimprese, non è dedicata alle grandi industrie, ma è una misura che secondo me potrà essere molto utile. Grazie. Bene, aggiungo diciamo qualche piccolo dettaglio, integro un aspetto dei ristori. Per quanto riguarda, noi stiamo parlando, è bene dirlo, di risorse nazionali che ci sono state assegnate in maniera tale che le forme, i dettagli fossero rimessi alle competenze e all'autonomia regionale, quindi la regione deve, diciamo, descrivere la migliore targetizzazione di questi ristori. Quindi se qualcuno dovesse dire perché questi settori e non altri, perché c'è stata un'interlocuzione che ha condotto poi in commissione attività produttive della Conferenza delle Regioni lo stesso vicepresidente Carloni, per individuare i settori che evidentemente, secondo una valutazione anche nazionale, erano ritenuti più diciamo vulnerabili o comunque aver registrato delle perdite significative. Aggiungo alle attività che venivano ricordate da Mirko anche le attività connesse all'esercizio di attività sulla neve, impianti scioviari e quant'altro. Infatti, sempre con una delibera COEVA che poi è stata presentata proprio dal nostro presidente, titolare della delega al turismo, ci sono ulteriori 4.485.000 euro che saranno destinati a tutte quelle attività diverse dall'esercizio dell'impianto che ha beneficiato di una misura nazionale, che per effetto della crisi indotta dal Covid abbia subito una perdita proprio nel 2020 che oscilla secondo delle percentuali a seconda di dove è questa attività. Parliamo quindi di attività economiche diverse dall'esercizio dell'impianto, ma che presentano codice Ateco che in qualche misura evocano le attività connesse a quello che è lo sport invernale. Quindi ci sono il noleggio delle ciaspole, ma ci sono anche le attività di panificazione o alberghiere, evidentemente. E da questo punto di vista
l'intensità d'aiuto è maggiore se si tratta di attività localizzate nella immediata vicinanza all'impianto, quindi località che hanno un'altitudine maggiore, e la valutazione chiaramente della perdita cambia se si tratta di attività localizzata nell'area del cratere. Perché? Perché mentre per le attività in genere abbiamo parametrato la perdita del 2020 rispetto alla media dei 3 anni precedenti, come è noto nel cratere c'è stato il terremoto e quindi far riferimento al 2017, 18 e 19 sarebbe stato altamente, come dire, difficile, perché sono stati fermi per ovvi motivi. Quindi il riferimento è il 2015. Quindi c'è questo tipo di intervento importante che è stato deliberato, 4.485.000 euro, e poi i dettagli, se li volete, li trasmetteremo. Altro tema che ha giustamente affrontato e impostato il vicepresidente è quello della misura per la patrimonializzazione. È evidente che si tratta di un primo impegno, perché noi non ci nascondiamo che la ricapitalizzazione e il rafforzamento patrimoniale delle aziende è decisivo, è determinante per ridare forza e robustezza alle nostre aziende. Questo è un primo chip, perché è evidente che si tratterà di crederci, di verificare anche la congruità, l'appropriatezza della misura, in maniera tale che anche con la prossima programmazione comunitaria si possa valutare la necessità di rafforzare una misura strategica e decisiva, perché, come è noto, la debolezza in punto di credito di molte nostre aziende è evidente e viviamo un momento, in un contesto, veniva ricordato da Mirko, in cui, e concludo, sia la scadenza prossima delle moratorie, sia il cambio, la modifica anche della nozione di cattivo pagatore, standard europei, stanno rappresentando per tutte le nostre imprese che hanno fatto ricorso al credito, alle garanzie pubbliche, un problema serio. Quindi dobbiamo, con questa misura che si unisce alle altre, creare un contesto in cui le nostre aziende possono essere sempre più rafforzate, soprattutto nella sostenibilità del debito a lungo termine. Il nostro obiettivo deve essere quello di rendere sostenibile il debito, di poterlo spalmare sempre di più, perché le condizioni indotte anche da questo punto di vista dalla crisi sanitaria sono tali da imporre alla Regione un'attenzione, una sorveglianza attiva, direi, utilizzando un termine che riguarda altre cose, sul problema del debito e delle aziende marchigiane. Esatto, anche perché, come ripete sempre ogni PS spinto il nostro Presidente, il 95% delle nostre aziende sono piccole e piccolissime e quindi meritano una Regione che, come dire, valuti molto attentamente la loro capacità di resistere al peso del debito. Io non ho moltissimo da aggiungere dopo gli interventi del Vicepresidente e dell'Assessore Castelli. Voglio innanzitutto ringraziarli per il lavoro svolto e anche per la qualità delle scelte che si mettono in campo. Da una parte ringrazio il Vicepresidente, che lo ricordo a tutti, è il coordinatore di tutti gli assessori alle attività produttive della Conferenza delle Regioni. Quindi quella che mettiamo in campo oggi è il frutto di un lavoro, di una lunga concertazione tra Regioni e Governo centrale, e una lunga concertazione che appunto ha portato ai risultati che vediamo oggi dal punto di vista dei ristori. Dall'altra parte anche la qualità delle scelte per sostenere le nostre imprese. È la prima volta che la nostra Regione emette uno strumento come quello della ricapitalizzazione delle società, che stanno soffrendo moltissimo, appesantite da tanti, da quelle che sono state le crisi finanziarie, da quelle che sono state le crisi dei nostri istituti di credito, da quella che è la crisi della pandemia, che ha messo a dura prova sicuramente la resistenza di tanti di essi. E credo che questo sia anche uno strumento che va a delineare una linea d'azione precisa. La solidità delle nostre imprese coincide con la capacità di tornare ad essere competitivi. Quindi un primo sforzo che abbiamo voluto compiere in questa direzione è uno sforzo sicuramente importante, poi suggellato da altri passaggi importanti appena ci sarà possibile,
e ci sarà possibile, perché ve lo ricordo che l'anno 2022 è l'anno dove noi andremo a utilizzare per la prima volta le risorse della nuova programmazione europea, che ci vedranno protagonisti cercando di mettere in campo tutte quelle linee strategiche che abbiamo cercato di delineare in questo anno di governo. Alcune sono diventate leggi, alcune stanno per diventare leggi, altre saranno proposte, però che dovranno essere portate nell'arco dei prossimi mesi, ma con la nuova programmazione europea cercheremo di sostenere e rilanciare la nostra economia locale nelle direzioni e nelle linee direttive che abbiamo individuato e andremo a individuare appunto con le leggi e normative che metteremo all'approvazione quanto prima. Quindi io non vado oltre, vi ringrazio per la presenza, vi colgo l'occasione, dato che è la prima conferenza stampa che svolgiamo nel 2022, per fare a tutti gli auguri di buon 2022. Speriamo che anche sia l'ultimo anno che ci veda così anche condizionati alla pandemia che viviamo. Ci sono delle domande? Facciamo? Altrimenti ringrazio, vorrei ringraziare il dottor Talarico, Bertini e Marco che ci hanno supportato in questa strategia, che hanno aiutato noi a scrivere questa idea, soprattutto quella della capitalizzazione. Anche il dottor Mariani, che vedo nel sala, che gestirà la parte, insieme agli altri confidi, la parte operativa di questa scelta, e vedrà un grande ruolo di protagonismo dei confidi. C'è qualche domanda? Bene, io ho ascoltato, molto carino, molto simpatico il tutto, meno che quando ho sentito parlare di intrattenimento, e ho capito di cosa si trattava, intrattenimento sono anche le TV locali che hanno fatto intrattenimento e informazione, perché hanno fatto intrattenimento facendo l'informazione e non hanno preso una lira. Soltanto tre emittenti sono riusciti a portare a casa, grazie agli ristori nazionali, i soldi a livello di 1,5 milioni di euro. Cioè, sarebbe bene introdurre anche in questa operazione, che date dei ristori a fondo perduto, anche le emittenti locali, che senza una lira e avendo perso tutti i clienti, perché sono le sale da ballo, le pubbliche manifestazioni, nessuno ha fatto più questo lavoro, fosse, diciamo, dato un ristoro, in considerazione che la regione del Molise, che è un pezzettino piccolo, ha messo a disposizione delle sue tre emittenti locali 2 milioni di euro a fondo perduto. Io non dico di queste cifre, però di introdurre dentro all'intrattenimento anche le povere TV locali che non hanno beneficiato dei fondi pubblici, andrebbero inserite dentro, perché in questo progetto mi sembra proprio che sono tagliate fuori. Bene, la ringrazio per la domanda e la rispondo subito. Allora, per evitare fraintendimenti, 2 milioni e 8 sono tutto l'importo complessivo ed erano destinati per le attività commerciali, le attività di pubblico spettacolo. Quando parlavo di intrattenimento ovviamente mi riferivo alle filiere del pubblico spettacolo e alla filiera dei matrimoni, ma non per una scelta che abbiamo fatto contro qualche altro settore, ma perché queste risorse che ci sono state trasferite, come ha detto Guido Castelli, avevano un target preciso, peraltro ci hanno indicato anche specificamente che erano quelle che abbiamo illustrato. Non escludo, lo dico chiaramente, che nelle prossime settimane potrebbero arrivare ulteriori risorse su cui fare altre iniziative. Però in questa fase quello che ci è stato indicato di fare era quello di risarcire queste attività, ripeto, intrattenimento inteso come pubblico spettacolo e matrimoni, e l'abbiamo fatto. Alcune specifiche al codice Ateco, come i parchi che sono stati chiusi, ripeto, da un anno a questa parte, e i bus, il trasporto turistico, che ha visto un grande... Su questa non abbiamo avuto molta possibilità di scelta. Quello che invece abbiamo scelto di fare, e me ne sono abbastanza contento di averlo fatto, di aver trovato l'approvazione di tutti, è quello di aver fatto un contributo per la capitalizzazione, perché se noi avessimo dovuto dividere 6 milioni di euro per 10.000 imprese o per un poco meno rimanenti, avremmo dovuto dare un contributo di 800 euro a impresa, producendo un effetto che probabilmente non era benefico in un momento come questo,
piuttosto abbiamo deciso di creare un basket dove si possa dare l'opportunità e stimolare la parte più attiva della nostra impresa, rilanciando la propria attività finanziaria con le banche e con chi deve prestare garanzie. È evidente che questo passaggio è il primo passaggio dell'anno e cercheremo anche le risorse per le emittenti televisive, che però non sono incluse in questo provvedimento, non per nostra scelta.